Se l'uomo perde qualcosa, significa che crede nella perdita a livello subconscio. Quando cancella questa falsa credenza, ciò che l'uomo desidera si manifesterà. Una donna perse una matita d'argento in un teatro. Fece ogni sforzo per trovarla, ma non ci riuscì. Negò la perdita usando la seguente affermazione: io nego la perdita. Non vi è alcuna perdita nella mente divina. Quindi, non posso perdere quella matita. La riceverò di nuovo o riceverò qualcosa di equivalente. Trascorsero diverse settimane. Un giorno vide un amico che portava nel taschino una bella penna d'oro. Questi le si avvicinò e disse: vuoi questa penna? L'ho pagata $50 da Tiffany. La donna rimase di stucco ed esclamò, quasi dimenticandosi di ringraziare il suo amico: oh, signore, sei meraviglioso! La matita d'argento non era abbastanza buona per me. L'uomo può solo perdere ciò che non gli appartiene per diritto divino o che non è abbastanza buono per lui. Affermazioni. Non c'è perdita nella divina mente. Di conseguenza, non posso perdere ciò che è mio di diritto. L'intelligenza infinita non arriva mai troppo tardi. Conosce la strada della ripresa. Non c'è perdita nella divina mente. Di conseguenza, non posso perdere ciò che mi appartiene. Sarà ripristinato o riceverò un suo equivalente.